Io oggi mi prenoto la mia colonnina NX tutta per me. Dall'app NX possiamo prenotare la nostra colonnina tutta per noi. Abbiamo un tempo di 15 minuti per arrivarci e ora in questo momento io chiaramente mi fermerò al primo parcheggio per fare la nostra prenotazione. Allora, ci siamo fermati, apriamo l'app di NX, individuiamo la nostra colonnina da prenotare. In questo caso vado abbastanza veloce perché conosco bene la zona. Prendo una super fast, seleziono la mia presa CCS combo 2 e premo su prenota. A questo momento l'app si connette con NX, l'app ci dà 15 minuti di tempo per recarsi dalla colonnina, quindi noi partiamo e andiamo a ricaricare l'auto. If you walk with me, we can take small steps to these troubles. Se un altro utente avesse voluto ricaricare sulla stessa colonnina, dalla sua app non sarebbe stata disponibile. Se invece non avessi raggiunto in 15 minuti la colonnina, avrei comunque potuto riprenotarla. Eccoci qua, arrivati. Sono qua. Ora vi faccio vedere che nel display c'è scritto prenotato. Eccolo qua. Allora, parcheggiamo l'auto. Parcheggiamo l'auto, prendiamo lo smartphone. Vi faccio vedere la presa che è prenotata per noi. Allora, apriamo lo sportello dell'auto, togliamo tappi, poi prendiamo la nostra app, e non ci rimane che premere sul tasto ricarica. Come attiviamo il tasto ricarica, la colonnina si trasformerà da prenotata a... Ecco, in questo momento abbiamo attivato il tempo per la connessione e andiamo a mettere il collegamento. La ricarica momento, aspettiamo che parta, effettua una diagnosi, eccoci qua, la ricarica è partita, avevamo già il 61% di carica, l'auto si sta già caricando come vedete e andiamo qua a prenderci un caffè. If you walk with me, we can take small steps. Riaprendo l'app di NX potremo tenere tutto sotto controllo. Premendo su dettagli ricarica troveremo i kilowattora ricaricati sull'auto, il tempo di ricarica e la potenza di ricarica che sta erogando la colonnina. Purtroppo non viene indicato la percentuale di ricarica dell'auto. Per sapere la ricarica dell'auto noi apriamo l'app BMW che in real time ci indica la percentuale di carica. Ritornando al dettaglio carica e premendo sull'icona del grafico, troveremo il grafico che ci indica tutti i kilowatt di potenza erogati in base ai minuti di ricarica. Quindi noteremo come l'auto ha ridotto l'assorbimento della colonnina negli ultimi 10-20% di ricarica per salvaguardare la batteria. Potevamo aspettare che la carica fosse terminata, ma noi abbiamo premuto stop e siamo tornati all'auto. Ritornati all'auto, chiaramente l'auto non stava ricaricando più e la colonnina si era fermata al 98%. Abbiamo scollegato l'auto e abbiamo riposto il connettore sulla colonnina. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda, dubbio o parere, scrivetelo qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima ricarica.